Buonasera amici di MNews ed eccoci ritrovati ad un'altra puntata di Terzo Tempo, la 19ª puntata che questa sera facciamo proprio qui dal Palais Ercole, mentre i ragazzi della Vissel Borussia Policoro, della squadra della nostra città che milita in Serie A2, si allenano alle nostre spalle, dato che in questo fine settimana il campionato di Serie A2 ha osservato un turno di riposo per l'impegno anche purtroppo sfortunato della nazionale di futsal ai campionati europei in Serbia. Abbiamo qui con noi due giocatrici del Borussia Policoro femminile, squadra che milita nel campionato di Serie C regionale e che finora è capolista al primo posto. Abbiamo qui alla mia destra Desiree Albano, pivot della squadra allenata da Sharnowski, e alla mia sinistra abbiamo Roberta Bergamotta, laterale. Sì. Del Borussia Policoro. In realtà non hanno giocato neanche loro perché ieri erano impegnate al Lago Negro e causa maltempo la partita è stata rinviata, quindi anche riposo forzato anche sì. Per voi che comunque mantenete la prima posizione in classifica. Prima di parlare un po' di quello che è stata finora la vostra stagione, andiamo a vedere i risultati delle partite dove si è giocato nella 15ª giornata di ieri. 6-6 tra Matera SRL e Futsal Salandra, poi 18-1 dell'S di Sport Venosa sull'Ita Salandra, 3-2 dell'Episcopia su Lions Potenza, 11-0 di Matera Capitale sul Real Pomarico e poi Pisticci Real Satriano 4-2. Questa è la classifica. Il Borussia Policoro, nonostante una partita in meno, mantiene la prima posizione con 36 punti, poi l'Episcopia a 35, l'S di Sport Venosa a 33, il Pisticci a 30, Matera Capitale 29, Lions Potenza 27, Lago Negro 22, Satriano 15, Futsal Salandra 13, Matera SRL 12, Real Pomarico 4 e Ita Salandra chiude con un punto. Non possiamo partire dalla partita di ieri perché non c'è stata partita. Parliamo un po' di quello che è stata tutta la stagione. Voi avete cominciato con una sconfitta contro Matera Capitale, poi sì. Sono arrivate una serie di vittorie consecutive. È squadra che è adesso al primo posto, volete vincere il campionato. Sì. Frutto anche di una fase difensiva che forse viene fatta finalmente meglio in questa sì, stagione. Sì, per fortuna sì, abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva con Giuliano, con mister Giuliano, e cioè, ci tiene molto lui. Lui dice sempre, ci dice sempre la miglior difesa è il miglior attacco, perché se difendi poi coi contropiedi vinci, poi vinci le partite, è facile, però basta che sei difesa, basta che chiudi. Sempre. Ecco, tu sei, a differenza di Roberta che è arrivata quest'anno, sì. Tu hai cominciato a giocare dal sì. primo anno, da sì, quando sì. è cominciato sono questo progetto. Sì, sì. Questo progetto è il terzo anno. Sì, sì. E il primo anno ce lo ricordiamo tutti. Sì. Tu le 15, prime partite. La prima partita in Coppa Italia col Pisticci era 13-1, rigore di Graziano. Poi la prima partita di campionato con lo Stigliano che ha vinto il campionato quell'anno, 15-1 pure, vincevamo con il rigore, cioè segnavamo con il rigore, c'era sempre il rigore di Graziano pure in quella partita, era un disastro, però ci divertivamo perché volevamo crescere. Si era creato comunque già il gruppo, nonostante sì, i risultati non arrivassero. Sì, nonostante questo, perché sapevamo che partita dopo partita, poi con il mister che abbiamo, dovevamo crescere e finalmente siamo arrivati a un punto che a tutti piace. Finalmente. Ecco, il punto a cui tutti piace, il primo posto. Speriamo bene. Speriamo bene. Logicamente si spera arrivi. Ma sì. Ecco tu sì. che hai visto, sono cresce. Tre anni che sei qui. Credevi che già quest'anno si potesse puntare alla promozione in Serie A? Sì, sì, volevamo questo, anche perché c'erano Giussi e Letizia, io che sono arrivate l'anno scorso, io, Letizia Mazzola sì, Giussi Scaccia sì. ecco. Io Sharon non aver paura perché non arrivo io Sharon, poi sono arrivate loro due, Roberta e Federica, sapevamo che erano molto brave, che ci avrebbero dato una mano, e la squadra si è concretizzata, una bella squadra alla fine, siamo un bel gruppo fuori e dentro,
così, così sempre. Ecco, voi fate anche fate gruppo anche sì. molto fuori. Sì, sì. Vi vedo sempre. Ridiamo sempre, sorridiamo sempre, così sì. Speriamo che continui la classifica. Così. Speriamo che continui così, perché quello che sto vedendo è che con il gruppo si vincono le partite. Siamo unite, vinciamo le partite, giochiamo bene in campo, siamo serene mentalmente. Questo. Speriamo ecco. di continuare così. Sempre. E appunto Roberta Bergamotta è nuovo acquisto di quest'anno insieme a Federica Gentile, poi nelle ultime settimane sono arrivate anche, è arrivata anche Rosanna Sisto, pivot. E, ecco, tu arrivi dal calcio a 11, hai avuto un po' di difficoltà all'inizio, direi anche poche difficoltà perché sin dall'inizio ti ho visto già abbastanza bene in campo, adesso già va molto meglio, giochi ancora meglio. Secondo te qual è stata la partita migliore di questa stagione finora, tua personale e un po' di tutta la squadra? Mia personale direi con il Pisticci, perché essendo un derby abbiamo vinto, quindi è stata la partita più importante per noi. Sentito. Oltre vabbè anche al Venosa, che era capolista quando è venuto in casa nostra, abbiamo vinto 8-2 e quindi... Personalmente è stata di più il Pisticci, per la squadra anche un po' il Venosa. Ecco, tu il primo anno, quindi loro di derby ne avevano già giocati, l'anno scorso mi ricordo il derby perso al Pisticci, diciamo, sì, 2-1. Anche immeritatamente, perché sì. si meritava qualcosa di più. Ecco, all'interno dello spogliatoio le tue compagne ti avevano detto il derby è una partita importante, sentito, ti avevano caricato parecchio. Sì, sì, abbastanza. Beh, l'ho visto in campo. Derby, ricordiamo, l'ho vinto 6-2 quello contro il Pisticci. Ecco, le tue sensazioni alla prima gara, quando avete perso a Matera 6-4? Avevi paura di non poter riuscire magari a dare il meglio di te nel futsal, a differenza no, di quello che già avevi fatto no, nel calcio 1? Stavamo vincendo 3-0, quindi cioè paura non ne avevo. È stata solo una delusione alla fine, perché magari non ce l'aspettavamo, però era la prima partita, non ci conoscevamo tutte, quindi non è stata dire una grande... Cioè non c'erano secondo te grandi sì. difficoltà, sapevi di essere fiduciosa, diciamo, sì, sì. per il proseguo. Infatti poi i risultati hanno parlato chiaro. Io ho visto un po' ecco, la prossima partita sarà in casa domenica al Pala Olimpia alle ore 17 contro la Futsal Salandra, una partita che sulla carta dovrebbe essere facile. Ormai nessuna partita è semplice. È tutta una perché finale. Tutte bisogna giocare come se fosse una finale, perché vengono tutte che vogliono contro la capolista e dicono non hanno paura. Nessuno ha paura, se noi dobbiamo temere. La scuola Sharnask è questa. Mi ha insegnato bene. Sì. No, lo dico perché ricordiamo, da qualche settimana si avvicina molto il detto marketing della Miss Borussia, Tonino Pascale, che Tonino. Mi sta aiutando tantissimo. E Giuliano mi diceva all'inizio che aveva paura di questa situazione. Che magari ci montavamo noi. Immagino. Magari. Diciamo non restavate con i piedi per terra, invece sto vedendo non... Perché ho visto che lui si avvicinava a noi, che siamo bisogno c'era, e questo ci ha dato un aiuto, una forza in più, una carica. Ecco, andiamo a vedere quale sarà il prossimo turno. Abbiamo detto il Borussia Policoro giocherà al Pala Olimpia alle ore 17 sì, contro sì. il Futsal Salandra domenica 21 febbraio. Le altre partite, Lagonegro Pisticci, Real Satriano SD Sport Venosa, Lions Potenza Matera Capitale, Real Pomarico Matera SRL, Ita Salandra Episcopia. Tra le prossime partite abbiamo detto che la prossima potrebbe essere, diciamo, sulla carta agevole, è chiaro che va affrontata con con lo stesso piglio sempre. Delle altre. Però poi ho visto il calendario, non è facilissimo no. Ecco, c'è la trasferta di Pisticci, poi vabbè il Pomarico, poi si va a Venosa, Lions Potenza, Episcopia, insomma è ancora molto difficile. Episcopia, se non sbaglio, è venuto a vincere al Pala Olimpia in Coppa Italia. Sì, in Coppa 6-5 finì, mi sa, se non sbaglio. Una partita che ho visto dove avete sofferto, però dove avete sì. giocato anche bene, direi non... È stata sì. una partita abbastanza equilibrata. Ecco, sì, sì. Tu quale temi di più tra queste partite?
Sinceramente il Venosa fuori casa, perché in casa l'episcopio non mi preoccupa così tanto. Perché anche in casa se nostra, ci avete già perso, quindi... No. Quindi... casa nostra. Quindi in sono casa sono... loro due, Federica e Robertina, sono carichissime. Carichissime. Tu no? Anche io, è normale. Però vedendo loro più piccoli, con questa carica dice... Mamma mia. Quindi in casa sono... hai fatto bene a evidenziarlo, perché tu, sì, Federica piccole. È la più piccola. Sì. Poi ci sei tu. Sono veramente anni, piccole con una forza incredibile. Quindi in casa sono tre punti sempre. Sì. Non si dice. A Pisticci. Tu hai detto Venosa, no? Come Venosa, sì. Il derby col Pisticci? Il derby col Pisticci è sempre il derby. Se il derby è sempre il derby. Tutte le partite sono difficili, sì, però il derby è sempre quello più sentito. Però questa volta no. Lei dice il Venosa perché lì il campo è piccolo e noi nel campo piccolo noi siamo abituati a dimensioni molto larghe. E sì, infatti il palo Olimpia. Sì, agli aeroporti ne siamo abituati a giocare. Tra l'altro, rimarchiamo questa cosa che non giocate con un portiere di ruolo, sì. Perché Letizia, comunque vanno i complimenti di tutti, Santa perché Letizia. si sta sacrificando, sì, nonostante in porta. Si è fatta male il dito, per la squadra si è sacrificata in porta ancora e lo sta facendo anche abbastanza bene, quindi a voglia. Pur non essendo un portiere a di ruolo voglia. Lo sta si adatta abbastanza bene, però un po' tutta la fase difensiva, come dicevamo prima, sì, è migliorata. Siamo migliorate tantissimo, tantissimo. Abbiamo lavorato tanto. Bene, speriamo che continuino questi risultati, anche speriamo. Perché abbiamo visto che si sta avvicinando molta gente. Sì. Al Palo Olimpia sta venendo tanta gente a vedere, quindi... Rispetto all'inizio... Si parla di voi anche in città, quindi... Fa un po' con gli autografi, poi vediamo. No. Le maglie. Sì. Speriamo che Sean Maschi non veda questa puntata. Sì, perché se no... Se no in allenamento... Fuori dalla squadra. Infatti, sicuramente. Bene, va bene, parliamo adesso, vediamo, sabato ricomincia anche il campionato di Serie A2 maschile, sì. Squadra che voi seguite sì. tantissimo, non sono qui soltanto per terzo tempo, ma tutti lunedì, martedì, giovedì sì, sì. siete sempre qui a vedere gli allenamenti. Ecco, l'Avis Borussia Policoro giocherà sabato qui sul parcheggio Gigi Liguori del Pala Ercole contro la Salinis, mancherà purtroppo Scandola per squalifica, ricordiamo ha rimediato un doppio giallo nella trasferta contro l'Olimpus Solgiata. E poi le altre partite in programma sono Augusta Partenope, Catanzaro Matera, Futsal Bisceglie Olimpus Solgiata, Bloxem Gisternino Catania, Futsal Isola San Michele. Dicevamo la Vis Borussia viene dalla trasferta dell'Olimpus Solgiata, la trasferta purtroppo dove ha avuto una battuta di arresto dopo 4 vittorie e un pareggio, sì. dopo 5 risultati utili consecutivi. La classifica vede la Futsal Isola in testa con 43 punti, poi Bisceglie a 35, Olimpus Solgiata a 32, Augusta a 30, Avis Borussia Policoro a 26, Matera e Cisternino a 22, la Partenope a 20, San Michele a 18, la Salinis il nostro prossimo avversario a 12 punti, Catanzaro a 10, Catania a 3. Ecco, un giudizio sulla squadra maschile che tu segui sempre, un giudizio poi lo voglio da tutte e due. Iniziamo con Desiree Albano. Adesso con il mercato di dicembre la squadra si è rafforzata sì. ancora tantissimo, più, una bella squadra, tantissimi diciamo. Ragazzi con tanta esperienza di Serie A, oppure per quello che so sono molto bravi in allenamento, li vedo nelle partite anche, però Giuliano resta Giuliano. Giuliano resta Giuliano. Siete però parte, sì. diciamo di sì, però ma siamo tutti un po' affezionati a Sean Maschi, sì, sono 4 anni, è uno di famiglia, è normale, ce l'abbiamo dai tempi della Serie B, quindi è logico che ci sia un affetto sì. un po' particolare verso. Però la squadra è un bel gruppo e ti ripeto, secondo me se c'è il gruppo si possono vincere le partite, è alla base delle sì, delle è la base, sì. bisogna essere forti, bravi e tutto, però quando c'è il gruppo c'è sintonia, ti capisci guardandoti negli occhi, ti capisci magari senza che chiami lo schema, ti capisci così. Ecco, Roberta segue tantissimo gli allenamenti sì. e le partite della Vis Borussia Policoro. Ecco, qual è il giocatore che ti piace di più? Giuliano. Facile. Domanda. Il secondo, diciamo. Allora, non lo so se siete ruffiane magari. No.
No, va bene. Ecco, voi venite spesso qui anche per studiare un po' quello che è il futsal, ma a livelli più alti, questo, campionati nazionali, maschile, sì. Anche per studiare un po' quelli che sono gli schemi, sì, imparare per qualcosa. Sì, per capire meglio magari, specialmente io che vengo dal calcio a 11, quindi ambientarmi magari meglio. Ecco, tu hai avuto molte difficoltà per, dal punto di vista tattico, ecco, non, neanche tecnico no, ma dal punto di vista tattico hai avuto molte difficoltà rispetto all'inizio, al calcio 11. All'inizio, adesso non tanto. Ecco, bene, bene così, noi speriamo anche che la Vispurse Policoro torni alla vittoria contro la Salinis, sì. Ce lo auguriamo tutti. Speriamo. Per raggiungere finalmente questi playoff e magari chissà anche la Serie A. Loro adesso rientrano nei playoff? Sì, la Vispurse è quinta, quindi con questa classifica sarebbe ai playoff, però Matera e Cesterino sono a 4 punti, quindi ancora da, sì, da conquistare, ancora da... Però il gruppo c'è, come visto, lo sentiamo alle spalle abbastanza. Bene, vediamo anche quelli che sono stati i risultati del fine settimana per quanto riguarda la Serie C maschile, campionato regionale, campionato lucano. A Potenza vittoria del comprensorio Medio Basento sulla Lions per 4-3, poi vittoria esterna dell'Orsaliano sugli Amici del Borgo per 6-5, 10-4 del Bernardo sull'S di Sport Venosa, 5-4 del Futura Matera sul campo della Valle del Noce, 3-3 tra Deportivo Salandre e Vigianello, poi 6-4 del Marconi sul Gagliardi di Potenza. La classifica: 40 punti per comprensorio Medio Basento, 36 Bernardo e Futura Matera, 30 Vigianello, 24 l'Aliano, 22 il Salandre il Marconia, 15 punti per Valle del Noce, 12 per Gagliardi Potenza, 11 per Esse di Sport Venosa, 10 per Amici del Borgo e 4 per il Lions Potenza. Il prossimo turno: comprensorio Medio Basento Gagliardi Potenza, Esse di Sport Venosa Amici del Borgo, Orsaliano Milionicum Marconia, Futura Matera Bernalda, Vigianello Valle del Noce, Lions Potenza, Deportivo Salandra. Siamo giunti alla fine di questa puntata, io ringrazio Desiree Albano e ringrazio Roberta Bergamo del Borussia Policoro per essere stati qui con noi questa sera. Vi ricordo a tutti, domenica alle ore 17 al Palo Olimpia, andatevi a vedere Borussia Policoro Futsal Salandra, perché è una partita importante, sì, per mantenere questo primo posto. Però sì, ancora prima di domenica, sabato, venite tutti qui al Pala Ercole alle ore 17, perché ci sarà Avis Borussia Policoro Salinis per tornare alla vittoria la squadra policorese. Grazie ancora e buonasera a tutti, a risentirci, sì, arrivederci alla prossima puntata di Terzo Tempo.